Queste sono le parole del Presidente Mattarella. L'Italia sostiene il multilateralismo, la via per la pace, quanto ha ribadito il Capo dello Stato in visita in Austria. A Salisburgo ad accoglierlo, tra l'altro anche i manifestanti, i ragazzi pacifici che chiedono libertà per la capitana della nave Sea-Watch, Carola Rackete. Vediamo con Nair Zikowski. È un momento di disordine e incertezza, abbiamo bisogno di più Europa. Il presidente Mattarella conclude la sua 2 giorni in Austria sul tema del dialogo e del multilateralismo, un patrimonio che garantisce la pace e il superamento di tante tensioni. Troppi scettici minacciano tutto questo, dice il capo dello Stato alla comunità italiana, la quale riconosce invece grande capacità di collaborazione e condivisione nel quadro europeo. La ricerca di punti di incontro deve essere messa in campo anche quando si affrontano le grandi questioni, ripete, come quelle economiche, da qui è arrivata la contrarietà del presidente alla procedura di infrazione, o il tema dei migranti. A Salisburgo è stato accolto da manifestanti pacifici e colorati dell'arancione dei giubbotti di salvataggio. Con slogan e striscioni hanno chiesto al capo dello Stato di farsi interprete con il governo italiano nella vicenda della comandante della Sea-Watch. Ho fiducia nella magistratura e nella sua indipendenza, aveva detto ieri il capo dello Stato. Se si vuole affrontare poi in modo serio e concreto il tema più generale, aveva aggiunto, tutti devono abbassare i toni.